Pescara e la sua provincia fuori da ogni piano di rafforzamento della presenza di forze dell'ordine. La denuncia l'ennesima in una nota congiunta delle sigle sindacali SIULP e FSP. In 2 anni perse 40 unità tra pensionamenti e trasferimenti in altre sedi, a fronte di un territorio sempre più bisognoso di presenze rassicuranti che sappiano fronteggiare episodi di criminalità. Le scelte politiche miopi hanno causato un impoverimento del personale tra le forze dell'ordine e quindi città importanti come quelle di Pescara si trovano praticamente a corto di personale. Non ci sono le risorse sufficienti per poter garantire un servizio completo di prevenzione e di repressione praticamente sul territorio e quindi non abbiamo sufficientemente il controllo di quello che è praticamente una città che avrebbe il diritto di vivere praticamente in tranquillità e in serenità. È una mancata programmazione che è stata fatta negli anni e oggi ci trova noi operatori e noi soprattutto i sindacati in prima linea a denunciare questa emergenza che deve essere affrontata assolutamente perché più passa il tempo e più purtroppo diminuiamo di personale con gli impegni che sono sempre, lasciamo perdere quello che succederà a settembre, ottobre, che abbiamo rilevato, fatto rilevare nel nostro comunicato, però comunque quotidianamente, settimanalmente ci sono degli impegni che una città come Pescara porta, perché parliamo della città più importante d'Abruzzo. E proprio questa mattina il prefetto Flavio Ferdani ha convocato una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, nella quale, complimentandosi con gli agenti delle volanti per la rapida chiusura delle indagini riguardo all'accoltellamento di via Parini, ha chiesto un ulteriore sforzo per il potenziamento del controllo sul territorio. Ma non si era detto di innesti importanti per il periodo estivo? Pescara è una città complessa, si avvicina verso una realtà politica e amministrativa che ne farà una delle città più importanti del centro Italia e questa cosa non si può risolvere di certo con delle aggregazioni estive estemporanee che servono a malapena praticamente a garantire quell'emergenza del periodo estivo in una città che viene sicuramente affronta un aumento della popolazione, se non soltanto dei residenti ma anche turistica insomma. I nostri comunicati, le nostre lamentele le mandiamo ai nostri sindacati nazionali che loro si rapportano direttamente con il Dipartimento di Polizia, quindi ci vuole assolutamente un incremento di personale per tutti gli uffici della Polizia della provincia di Pescara. Ricordiamo che sono 11 uffici, quindi sono abbastanza importanti e occorre una presenza qualificata di personale.